grande prisma, anzi un grande diamante, che si, da qualsiasi sfaccettatura si vede, emana luce. Pasolini, io devo una risposta anche alla Castagnaro, ma nel dare la sua risposta prendo lo spunto dal libro La Divina Mimesis, perché volevo dire una cosa collegata a Petrolio. Pasolini negli ultimi tempi aveva appena finito di scrivere La Divina Mimesis, che ha consegnato all'editore, ma è uscito postumo, quindi Pasolini non ha potuto vedere il suo libro finito. Perché è importante questo libro? Per due aspetti, secondo me, soprattutto. Allora, qui è un libro di difficile definizione, perché è un libro misto di poesia in prosa, fotografia, appunti, una specie di zibaldone leopardiano, e prende lo spunto anche dal suo amore per Dante. Questo libro è compiuto e finito, e vi volevo far notare che appunto ha inserito nel libro una serie di fotografie di personaggi e situazioni che lui amava particolarmente, e l'ha chiamata Iconografia ingiallita per un poema fotografico. E tra queste foto ce ne sono alcune tenerissime. C'è la tomba di Gramsci, che lui ha fotografato, c'è Gianfranco Contini e c'è Sandro Penna. Vi do così giusto questi spunti, tanto per dirvi la composizione particolare di questo libro, che ha poi ripreso in Petrolio, perché in Petrolio, che è un'opera in parte incompiuta, in parte non finita, ma per me è un'opera comunque conclusa. Incompiuta perché? Perché mancano alcuni pezzi. Mancano il capitolo su Leni, mancano le pagine su Cefis, e manca, secondo me, uno stralcio di una sua poesia che era inserita nell'articolo del Corriere della Sera, famoso, dove lui attacca la Democrazia Cristiana, attacca il potere, attacca tutti quanti, e questa poesia si intitola Io so. Io so. Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe, e che in realtà è una serie di colpe istituitesi a sistema di protezione del potere. Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre del 69. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 74. Io so i nomi del vertice che ha manovrato, dunque, sia i vecchi fascisti ideatori di colpe, sia i neofascisti autori materiali delle prime stragi, sia infine gli ignoti autori materiali delle stragi più recenti. Io so i nomi che hanno gestito le due differenti, anzi opposte fasi della tensione, una prima fase anticomunista, Milano 69, e una seconda fase antifascista, Brescia e Bologna 74. Io so i nomi dei gruppi dei potenti che con l'aiuto della CIA e in secondo ordine dei colonnelli greci della mafia hanno prima creato, del resto miseramente fallendo, una crociata anticomunista a tamponare il 68, e in seguito, sempre con l'aiuto e per ispirazione della CIA, si sono ricostituiti una verginità antifascista a tamponare il disastro del referendum. Io so i nomi di coloro che tra una messa e l'altra hanno dato le disposizioni e assicurato la protezione politica a vecchi generali, e per tenere in piedi di riserve l'organizzazione di un potenziale colpo di Stato, ai giovani neofascisti, ai neonazisti, per creare in concreto la tensione anticomunista. E infine criminali comuni, fino a questo momento, e forse per sempre, senza nome, per creare la successiva
tensione antifascista. Io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro a dei personaggi comici, come quel generale della forestale che operava alquanto meraviglisticamente agitato cade. Io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro ai tragici ragazzi che hanno scelto le suicide atrocità fasciste e ai malfattori comuni, siciliani o no, che si sono messi a disposizione come killer e sicari. Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti attentati alle istituzioni e stragi di cui si sono resi colpevoli. Io so, ma non ho le prove, non ho nemmeno gli indizi. Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace, che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica laddove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero. Tutto ciò fa parte del mio mestiere e dell'istinto del mio mestiere. Credo che sia difficile che il mio progetto di romanzo sia sbagliato, che non abbia cioè attinenza con la realtà e che i suoi riferimenti a fatti, persone reali sono inesatti. Credo che inoltre che molti altri intellettuali e romanzieri sappiano ciò che so io in quanto intellettuale e romanziere, perché la ricostruzione della verità a proposito di ciò che è successo in Italia dopo il 68, ma non è poi così difficile. Tale verità, lo si sente con assoluta precisione, sta dietro una grande quantità di interventi anche giornalistici e politici, cioè non di immaginazione e di finzione, come è per sua natura il mio. Pierpaolo Pasolini, Corriere della Sera, 14 novembre 74. Grazie. Allora, tutto questo, unito a tutto quello che stava scrivendo sul Corriere della Sera, al romanzo Petrolio che stava scrivendo sulle stragi sul petrolio, io credo che abbia determinato la convinzione nei poteri forti, non so chi, se sia la CIA, non so se siano stati la mafia, non so chi, ma comunque Pasolini è stato ammazzato per questo, non certo per altro, non certo per la sua omosessualità, non per altre vergognose speculazioni che stanno facendo giornalisti d'assalto, che adesso addirittura cercano di portare Pasolini anche sulla parte della destra fascista. È inconcepibile.